di questo evento. Grazie, grazie. Prego. Grazie, benvenuti a questo incontro. Ci dobbiamo scusare per aver avuto qualche problema di carattere tecnico questa mattina. Ci sta, siamo abituati oramai da un anno e mezzo a lottare fra una piattaforma e l'altra cercando di scoprirne i segreti più reconditi. Qualche volta va bene, qualche altra volta, come in questo caso. Si rivelano più complicati da risolvere del previsto. Allora, questo incontro, diciamo, rappresenta proprio l'avvio della fase finale, della fase di test del nuovo portale delle biblioteche italiane Alfabetica, che consentirà, come molti di voi sanno, di interrogare contemporaneamente tutte le basi dati bibliografiche nazionali gestite dall'IPCO, comprese le più specialistiche, integrandole con le risorse digitali presenti nella Digital Library di Internet Culturale in un unico catalogo generale. Nel corso dell'incontro di oggi verranno presentate le funzionalità di navigazione previste dal nuovo portale e cercheremo di indicarvi percorsi e scoperte ancora tutte da fare. Ma prima di tutto mi preme moltissimo ringraziare per l'attenzione sempre costante, per la sua grande disponibilità, il direttore generale delle biblioteche e diritto d'autore, dottoressa Paola Passarelli, che è qui con noi sotto falso nome. Noi leggiamo un altro nome, ma sappiamo che è la dottoressa Passarelli, che davvero ha creduto in questo progetto fin dal suo nascere. E l'architetto Laura Moro, direttore generale dell'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, che in questo ultimo anno e mezzo si è davvero molto interessato al nostro lavoro e anche ai suoi aspetti più tecnici, diciamo quelli un po' meno attraenti. Ringrazio anche tutti coloro che si sono collegati questa mattina, i tanti colleghi delle oltre 6.500 biblioteche della comunità SBN che in questi mesi ci hanno manifestato il loro sostegno e in tanti modi, dandoci un aiuto determinante davvero per il miglioramento del nostro lavoro. Un ringraziamento particolare lo rivolgo all'Università di Roma, la Sapienza, che generosamente ha contribuito alla messa a punto dell'interfaccia pubblica del portale, quella che ora vedremo, e che recentemente si è fatta carico di profilare degli appositi focus group per dare maggiore ampiezza a questa importante fase di test. In particolare abbiamo sempre potuto contare sul professor Giovanni Solimine, sul professor Alberto Petrucciani, sulla professoressa Chiara Fagiolani, che con i loro giovani ricercatori ci sono accanto da mesi. Prima di concludere e aprire i lavori, permettetemi di rivolgere un saluto grato ai singoli ma numerosi colleghi da tutta Italia che hanno seguito le fasi realizzative del progetto. E alle istituzioni che, come la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Liguria, il Sistema Bibliotecario dell'Università di Padova e la Biblioteca Apostolica Vaticana, hanno portato il loro contributo di intelligenza, di spirito critico, ma anche di solidarietà e di condivisione nello studio, nell'analisi, ovviamente nelle discussioni di questi anni. Io vi ricordo che al termine degli interventi abbiamo previsto uno spazio per la partecipazione del pubblico tramite la funzione Q&A di Teams, alla quale compatibilmente con i tempi speriamo di poter rispondere in maniera esauriente. Da domani comunque la registrazione dell'evento sarà pubblicata anche sul canale YouTube dell'IPCO. Ora lascio la parola al direttore generale delle biblioteche e diritto d'autore, che ormai 2 anni fa, nell'aprile del 2019, è stata la madrina di questo progetto, che è stato presentato in Sala Spadolini al Collegio Romano nel corso di una apprezzatissima tavola rotonda sul futuro dei servizi bibliografici nazionali. E quindi la parola alla dottoressa Passarelli, mentre con un piccolo cambio di programma affideremo le conclusioni di questo incontro all'architetto Laura Moro. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. È davvero con grande piacere per me oggi partecipare alla presentazione della versione beta di Alfabetica, appunto il nuovo portale delle biblioteche italiane, un progetto portato avanti, direi veramente con tenacia, con grande passione dalla dottoressa Bottone. Questo progetto, fortemente sostenuto dalla Direzione Generale Biblioteche, in 3 anni ha portato allo sviluppo di un servizio forte della realtà cooperativa di SPN, che potremmo definire anche tradizione, visto il costante sviluppo intercorso nel lungo periodo. Un progetto che coniuga in maniera efficace e meritoria i criteri della conservazione dell'accesso e della stabilità, con quelli però della valorizzazione, attraverso l'incremento della fruibilità e dell'usabilità. In questa prospettiva il portale si offre come uno strumento di conoscenza duttile, stratificato e di grande potenzialità, dal momento che è stato progettato per consentire continue implementazioni del patrimonio censito e delle risorse messe a disposizione. Elementi che ne fanno un vettore omnibus di sapere, adatto a venire incontro a esigenze che chiaramente possono essere anche profondamente diverse. Oggi con l'avvio dei focus group coordinati da Sapienza Università di Roma si raggiunge una delle tappe conclusive quindi dei lavori, quello dei test d'esercizio, prima della presentazione al grande pubblico, che saranno lo stesso affidamento delle funzioni e dei servizi offerti dal portale. Si entra quindi nel vivo di questo piano di lavoro che mira alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la tecnologia e la partecipazione degli operatori professionali e degli utenti. Elemento fondante, infatti, è stato incentrare la struttura tecnologica e la modalità operativa su fare rete di tutte le realtà bibliotecarie presenti nel paese, sotto il coordinamento del Servizio Bibliotecario Nazionale, che ora si rinnova e si moltiplica in Alfabetica. Quindi questo portale vuole rivelarsi come uno strumento duttile che si arricchirà in modo partecipato grazie alla crescente implementazione del patrimonio censito e delle risorse messe a disposizione dalle biblioteche italiane. Verranno rese così interoperabili in un unico centro tutte le diverse banche dati attualmente esistenti che fanno capo appunto al libro, puntando a rendere più agevole l'accesso al sapere e alla conoscenza. Credo pertanto che il prossimo futuro potrà offrire una maggiore e migliore capacità di accesso ai servizi e di informazione del patrimonio culturale presente nelle nostre biblioteche italiane, di cui andranno a beneficiare operatori e cittadini, in grado di poter quindi essere sempre più soggetti partecipanti di questa complessa, ma sicuramente affascinante rete dei saperi. Grazie. Grazie direttrice, noi speriamo che queste caratteristiche di duttilità e di flessibilità dei nostri sistemi che tu hai del sottolineato siano la cifra anche della sua crescita futura, così com'è un po' nella tradizione delle biblioteche italiane. Quindi grazie alla dottoressa Pastarelli. Ora io avevo pensato di introdurre un po', diciamo, il discorso sul portale e soprattutto sottolineando che quello che presentiamo oggi, come si è detto, è il primo risultato di una lunga attività di studio e di un grande lavoro di oltre 2 anni che è stato portato avanti con l'obiettivo proprio di offrire un nuovo servizio che possa dare accesso in modo appunto innovativo al patrimonio culturale conservato nelle biblioteche italiane e descritto attraverso i sistemi gestiti dall'Istituto Centrale del Catalogo Unico e quindi il catalogo collettivo di SBN, i sistemi specialistici per il libro italiano del Cinquecento e per i manoscritti antichi e moderni e la biblioteca digitale di Internet Culturale. Tutti questi sistemi informativi nel corso di questi mesi, ultimi mesi, sono stati rinnovati completamente e integrati fra loro per migliorare da una parte il servizio informativo che ciascuno di essi già offre al proprio pubblico, ma allo stesso tempo per consentirci di sviluppare appunto un servizio nuovo che abbiamo definito catalogo generale.
Il catalogo generale che abbiamo creato è una base dati che si fonda sul catalogo collettivo, ma viene arricchita di dati informativi e risorse digitali presenti in altri sistemi. In sostanza, per raggiungere l'obiettivo dell'integrazione dei cataloghi, non abbiamo voluto costruire un semplice meta indice o peggio un meta opac che consente la lettura simultanea di banche dati diverse, restituendo però una giusta posizione di descrizioni tutte sullo stesso piano. Ma abbiamo puntato sulla possibilità di arricchire il sistema catalogo attraverso una metodologia di clusterizzazione, si dice, quindi basata sul confronto delle entità esistenti nelle diverse banche dati, al fine di riconoscere le descrizioni presenti per la stessa entità, migliorarle ed arricchirle con le informazioni più approfondite che vengono da altre fonti, dalle basi dati specialisti. Grazie al catalogo generale, che è il prodotto principale della logica di integrazione che abbiamo adottato, abbiamo potuto costruire un modello di restituzione delle informazioni del tutto inedito, almeno in Italia, che presenta i risultati in maniera ordinata in base a categorie tipologico-tematiche, la musica, la cartografia, la grafica, gli audiovisivi, i libri naturalmente, e a entità trasversali, i protagonisti, gli istituti di cultura e dunque le biblioteche, i luoghi di interessi, luoghi di produzione, luoghi di edizione. Vedremo subito come. Questa logica di integrazione consente di ricucire lo strappo esistente fin dall'inizio tra il catalogo collettivo e l'aggregatore digitale del nostro internet culturale. In sostanza, la medesima informazione presente nel catalogo collettivo viene integrata e arricchita in diversi modi, e questo in realtà è il compito del catalogo generale, e costituisce la base di servizi informativi e dunque di risposte alle domande diversi. Il portale Alfabetica utilizzerà quel dato informativo che proviene dall'archivio nomi del catalogo collettivo di SBN per farne un mashup, cioè una sorta di rimescolamento, allo scopo di costruire schede informative che sono oggetti di interesse di per sé, ma nello stesso tempo l'archivio nomi del catalogo collettivo funzionerà da punto d'accesso, di partenza, per la navigazione all'interno delle risorse descritte nelle basi dati dell'IC, come avviene in tutti gli OPAC. Noi oggi vedremo insieme quali sono le funzionalità con le quali Alfabetica si presenta al pubblico, ma è importante rivolgere uno sguardo anche al contesto in cui il portale si colloca. Infatti, con il progetto SRI, definito così sistema di ricerca integrato, di cui Alfabetica è un pilastro importante per i bisogni informativi degli utenti, come tanto importanti sono anche i due nuovi portali rinnovati di Edit 16 per il libro italiano del 500 e di Manus Online per i manoscritti antichi e moderni, così come importante è il nuovo OPAC di SBN. L'ICCU sta realizzando un vero e proprio, uso una parola già un po' troppo abusata, ecosistema gestionale e informativo, che infatti comprende anche SBN Cloud, il nuovo gestionale che sostituirà SBN Web e che è invece rivolto al miglioramento del workflow, del lavoro quotidiano dei nostri utenti, per così dire, naturali, ossia dei bibliotecari italiani che partecipano alla grande comunità di SBN. Alfabetica si deve inserire logicamente in questo contesto più ampio, come proprio un prodotto che, sfruttando le logiche di integrazione insite in questo ambiente distribuito, in questo ecosistema per l'appunto, sviluppa il suo modello di presentazione in autonomia, distinguendosi dagli OPAC rinnovati di SBN, di Edit 16 e di Manus Online, proprio per creare un'offerta mirata a un pubblico diverso e sollecitarne la curiosità e il gusto della navigazione in quanto tale. Dal punto di vista degli obiettivi da raggiungere per noi, questo complesso di progetti, chiamiamolo così, vuole avviare un dialogo a più voci, come è tipico della storia delle biblioteche italiane, che eviti o almeno riduca il rischio di procedere in ordine sparso, ognuno per conto proprio e all'insaputa degli altri.
La frammentazione che caratterizza ancora oggi buona parte delle infrastrutture dedicate alla fruizione del patrimonio culturale digitale ci impedisce di fatto di fare fronte alle grandi sfide sociali che richiedono un'efficace condivisione di dati e un approccio aperto, multidisciplinare, basato sulla partecipazione di una pluralità di soggetti per lo stesso fine comune. Questa è la sfida di oggi. E il contributo che l'ICU può offrire alla vasta rete di istituzioni diverse che gestiscono o possiedono straordinarie testimonianze storiche da tramandare ai posteri, si concentra dunque in primo luogo sulla messa a disposizione di servizi di portata nazionale ispirati a una forte componente cooperativa, aperti e tecnologicamente avanzati, ma anche sostenibili per conoscere, mettere in comune, utilizzare nella maniera migliore tutto il lavoro che è stato realizzato nei decenni dalle biblioteche e dagli istituti culturali italiani, lavorando in maniera partecipata collettivamente sia per l'accrescimento e il miglioramento dei cataloghi sia per la produzione di risorse digitali da mettere a disposizione degli utenti. Il modello concettuale che è alla base del progetto è pensato per il futuro e, come diceva prima la direttrice Passarelli, è un modello flessibile proprio per sua definizione. Sono infatti previsti dei collegamenti complementari sia con portali tematici realizzati negli anni dal nostro istituto centrale, come il portale 1418, il portale tematico dedicato alla Prima Guerra Mondiale, oppure il sito per la fruizione delle mostre virtuali, il nostro sito Movio, e questo collegamento è oggi praticamente in via di realizzazione, sia collegamenti da attivare in futuro attraverso convenzioni mirate con enti e istituzioni culturali che per le loro finalità istituzionali hanno prodotto e diffuso contenuti digitali di alto valore culturale e potranno essere collegati via API o tramite i link Open Data. In questo percorso non possiamo non ricordare il ruolo svolto dal raggruppamento temporaneo di impresa che si è aggiudicato la gara europea da noi bandita nel 2018 per la realizzazione dell'intero progetto. Si tratta di un raggruppamento formato da DM Cultura come capofila e dalle società Inera e Neta che hanno messo in campo, ma dovranno ancora mettere in campo le loro migliori forze ed energie per rispondere in modo adeguato e tecnologicamente avanzato ai numerosi problemi che inevitabilmente si devono affrontare e soprattutto risolvere quando si lavora un progetto qualificante ma tanto complesso da un punto di vista logico e da un punto di vista tecnologico e tanto impegnativo anche per la grande mole di dati da gestire. Una parte della fase di test che oggi avviamo è stata da noi affidata direttamente a un ristretto numero di colleghi particolarmente esperti del catalogo partecipato. E colgo l'occasione per ringraziarli davvero con tutto il cuore per la loro amicizia, per la loro disponibilità e per l'entusiasmo con il quale hanno accolto il nostro invito. La loro sarà un'attività molto mirata, molto qualificata e tutta rivolta all'analisi del funzionamento e dunque alla capacità di risposta del nostro nuovo catalogo generale. Considerate che in SBN abbiamo quasi 19 milioni di record e abbiamo superato 105 milioni di localizzazioni. Solo chi conosce bene il catalogo e le sue potenzialità può rendersi pienamente conto se le risposte alle domande sono qualitativamente e quantitativamente corrette. Questi colleghi si sono resi disponibili ad affiancarci in una sorta di, come si dice, un ufficio di controllo interno in qualche maniera, che ha a che fare molto con il nostro lavoro e con la nostra professione. Però, come si è detto, Alfabetica vuole fornire informazioni e spunti di approfondimento anche a un pubblico più vasto, che usa i prodotti delle biblioteche senza tuttavia fare parte del mondo delle biblioteche in senso stretto. Per questo l'Università di Roma La Sapienza, in particolare la professoressa Fagiolani e il laboratorio BibLab, laboratorio di biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche,
attivato per tempo, quindi prima del rilascio pubblico del nostro portale, che avverrà invece in autunno, una fase di test mediante focus group utile a comprendere la percezione del portale da parte del pubblico potenziale, la soddisfazione rispetto alle sue funzionalità e l'esperienza in termini di usabilità. Consideriamo infatti importante indagare gli interessi e i bisogni conoscitivi che possono spingere soggetti differenti per età, per formazione, per finalità ad utilizzare il portale e le diverse ricadute che Alfabetica potrebbe produrre su di essi. Per questo è stato individuato nel focus group, tecnica di rilevazione della ricerca sociale basata sulla discussione all'interno di un gruppo di persone, lo strumento più adeguato per questo tipo di indagine. Le ricerche condotte mediante l'utilizzo dei focus group, proprio in virtù della loro natura qualitativa, sono animate dall'obiettivo dell'approfondimento e non della generalizzazione. E per questa ragione il campionamento più adatto è quello a scelta ragionata, che si basa su una selezione di soggetti che possono esprimere un punto di vista particolarmente significativo rispetto all'argomento oggetto della discussione. Partendo dal presupposto che il fine di Alfabetica è quello di raggiungere pubblici differenziati e non strettamente specializzati, mettendo loro a disposizione contenuti strutturati e complessi in grado di stimolare il pensiero critico e di accrescere le competenze, le capacità, la Sapienza ha progettato 5 diversi focus group con tipologie di soggetti differenti. Un primo gruppo di discussione con studentesse e studenti della scuola secondaria di secondo grado, un gruppo di discussione con studentesse e studenti universitari, un gruppo di discussione con studiose e studiosi, dottorandi, assegnisti di ricerca, ricercatori, un quarto gruppo di discussione con gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado e infine un gruppo di discussione che abbiamo definito per i curiosi, cioè rivolto ai divulgatori, per esempio ai giornalisti. Ecco, queste categorie sono state ritenute significative per diverse motivazioni. Ci interessa infatti indagare la percezione degli studenti a partire da quelli della scuola secondaria di secondo grado fino agli studiosi, termine mediante il quale identifichiamo appunto i dottorandi, gli specializzandi, i ricercatori e naturalmente anche i professori universitari, in quanto siamo convinti che il portale Alfabetica per loro possa configurarsi come un fondamentale strumento di approfondimento e di moltiplicazione delle possibilità di ricerca. Riteniamo fondamentale anche indagare la percezione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto è indubbio che il portale possa delinearsi come un significativo strumento a servizio della didattica. È utile a coinvolgere gli studenti mediante i plurimi stimoli, i diversi percorsi che può produrre. Infine crediamo indispensabile confrontarci anche con un pubblico che potremmo definire generalista, quello che abbiamo definito il pubblico dei curiosi, composto da professionisti di diversa tipologia e diciamo esperti di diverse discipline, come per esempio appunto i divulgatori e i giornalisti, che potrebbero usufruire delle potenzialità di Alfabetica per arricchire la loro attività lavorativa, ma anche per soddisfare, e questo per il resto vale per tutto il nostro pubblico potenziale, le proprie curiosità e i propri interessi. In questa chiave Alfabetica si configura infatti come uno strumento essenziale per la crescita culturale e sociale degli individui, di tutti gli individui, indipendentemente dagli studi, dalla professione che svolgono e dalle loro attività culturali. Ai partecipanti ai focus group verrà data la possibilità di navigare all'interno del portale da subito, in anteprima quindi, e successivamente verrà chiesto loro di incontrarsi virtualmente, divisi nei diversi tavoli di lavoro, per discutere, coordinati da un moderatore
e da un osservatore designati dal gruppo di ricerca dell'Università La Sapienza in merito alle funzionalità del portale. Si chiederà ovviamente di mettere in evidenza punti di forza e punti di debolezza rispetto a una griglia di tratti che saranno oggetto di approfondimento. Per esempio la grafica, l'esperienza di navigazione, la sua serendipità, la sua usabilità. I partecipanti in questo modo, mediante l'interazione verbale e non verbale e il confronto, coprodurranno le informazioni necessarie alla comprensione profonda dell'oggetto indagato, ovvero nel nostro caso alla comprensione della percezione del pubblico potenziale nei confronti del portale Alfabetica. Con l'aiuto degli esperti dell'università, dei focus group, ci aspettiamo di raccogliere indicazioni e suggerimenti anche molto pratici e suggestioni che ci permettano di perfezionare Alfabetica dal punto di vista della sua funzionalità e della sua usabilità, affinché possa rappresentare per la società ai diversi livelli una vera e propria esperienza di navigazione, di scoperta, di miglioramento e di crescita. Siamo certi che dal report di questa attività di ricerca che l'università ci consegnerà dopo l'estate, riceveremo molti interessanti spunti per il miglioramento nell'immediato di Alfabetica, ma anche elementi di analisi determinanti per il suo sviluppo futuro. Io vi ringrazio molto e darei subito la parola ai colleghi Elisabetta Castro, Egidio Incelli e Marco Scarbaci, proprio per la presentazione del portale e delle sue funzionalità di ricerca e di navigazione. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Egidio Incelli e insieme a tutti i colleghi dell'ICCU in questi anni di lavoro, anni di messa in opera del progetto, abbiamo insomma siamo riusciti, mi faccio vedere perché insomma è anche meglio per già che siamo in un acquario, stare pure senza faccia non è proprio un granché. E insieme ai colleghi siamo felici, siamo fieri di aver portato avanti questo progetto e oggi di poter lanciare, diciamo, questa fase importante che è quella di test, che è quella in cui dei focus group, dei gruppi dedicati proprio a questo, valuteranno il nostro lavoro e soprattutto sapranno darci un feedback, sapranno darci una valutazione imparziale e soprattutto indipendente, esterna a quello che ormai è diventato quello che noi chiamiamo la bolla, no? Cioè un lavoro così lungo, un lavoro così assorbente che ci isola poi da tutto il resto e ci rischia di chiuderci anche in alcune logiche dalle quali noi ormai non riusciamo più a districarci, ma che soprattutto non hanno più un contatto con l'esterno dopo tutto questo tempo. Adesso è il momento di mettere alla prova questo prodotto e noi siamo molto felici di avviare quest'ultima fase. Io parlerò molto poco, ma vorrei spiegare molto in breve il perché abbiamo deciso di chiamare il nostro portale principale di progetto Alfabetica. Prego la collega di condividere la schermata del portale. Dunque, Alfabetica è un termine su cui abbiamo riflettuto molto, un termine che in fin dei conti racchiude per noi il concetto stesso di conoscenza, ma anche quello di sapere e di tradizione. È una parola latina che però rimanda al greco e prima ancora al fenicio, dove insomma la Fenicia, quella terra dove nel IX secolo avanti Cristo ebbe origine il sistema di simboli che conosciamo e che ancora oggi ci consente di dare forma scritta a concetti astratti. Alfabeto è una parola composta dalle lettere greche alfa e beta, che sono le fenicie Aleph e Beth, e sono due fonemi che a loro volta sono parole nell'antico fenicio e indicano il bue e la casa. In pratica si tratta di concetti che definiscono profondamente il ciclo vitale di una società stanziale, che affondate le proprie radici in un luogo e nell'interazione con esso, va a plasmare una propria cultura. L'alfabeto è perciò allo stesso tempo il punto di partenza e lo strumento cardine della trasmissione e conservazione del sapere, della sicurezza del passato e dello slancio verso il futuro. Le combinazioni possibili dei suoi elementi, degli elementi dell'alfabeto, stimolano il pensiero creativo. Alfabeto è diventato così nei secoli sinonimo di sapere. E non è un caso se Luigi Pulci, nel XV secolo, va ad adoperare nel Morgante l'espressione aver per alfabeto con il significato di sapere a menadito, conoscere a fondo.
Allo stesso modo, nell'Ottocento l'espressione perdere l'alfabeto traduce uno stato di confusione estrema. Ecco perché abbiamo scelto tutti insieme di chiamare questo portale Alfabetica. Si tratta inoltre di una parola facile da ricordare, che è immediata e che appunto è piena e trasmette quasi per intuito a chi la legge una sommatoria di concetti positivi e solidi: qualità, storia, tradizione, affidabilità, sicurezza, potenziale e creatività. Apprese le lettere dell'alfabeto e prima ancora i foni corrispondenti, non è più possibile dimenticarle o farne a meno. La lettura e la costruzione di concetti a partire da quei segni non sono più derogabili nei nostri processi mentali. Il portale Alfabetica trae la sua forza proprio da queste radici concettuali. Si tratta di un punto di accesso al sapere, la chiave per aprire il quale è dentro di noi sin dalla più tenera età e non possiamo perderla. L'ulteriore messaggio che abbiamo inteso trasmettere immediatamente con questo nome, e un nome appunto che abbiamo cercato anche di declinare, come vedete qui, con un carattere piuttosto semplice e con un contrasto che è nero su bianco, che è immediato, è più facile, è immediatamente fruibile. Dicevamo, la cosa che abbiamo voluto trasmettere con questa semplicità, con questa forza, è soprattutto quello che c'è dietro questo portale, che è un mondo tutto da scoprire, in cui la forza creatrice è costituita però da cosa? Dal lavoro dei professionisti della cultura. Questo anche è il punto di forza di questo portale. Dietro di esso c'è un mondo di professionisti, i bibliotecari, coloro che lavorano nel mondo della cultura e che costituiscono l'ossatura della nostra rete, la base sulla quale si fondano i nostri servizi, è a disposizione dell'utente. Ed è lì dietro, e questo portale vuole essere un portale di biblioteche, un portale del patrimonio delle biblioteche che funge da porta di accesso per gli utenti, ma soprattutto anche da bandiera, da dimostrazione, da forza del mondo bibliotecario che troppo spesso è rimasto dietro le quinte ultimamente e noi sappiamo non essere mai dietro le quinte perché sul territorio rappresenta il presidio culturale permanente su tutto il territorio nazionale e costituisce e produce un tesoro di cui tutti noi siamo proprietari come cittadini italiani e direi addirittura del mondo a questo punto perché il web abbatte anche le barriere nazionali. Questo processo di creazione di contenuti e a cui si aggiunge l'ideazione che noi abbiamo fatto per la loro presentazione, che poi la collega Castro vi farà vedere più nello specifico, vuole essere proprio una dimostrazione forte, una esternazione di un processo di creazione continua di fronte al quale viene messo l'utente, che viene invitato a partecipare, come hanno già detto coloro che mi hanno preceduto, trasformandosi da spettatore, da colui che consulta, a protagonista attivo del mondo della cultura, che è in grado di riorganizzare i contenuti e non solo può valutarli e utilizzarli dal punto di vista digitale, che viene molto valorizzato nel portale, ma sempre ha alla fine della sua navigazione, il punto di contatto fisico col bene culturale. Coperta e partecipazione. Già all'apertura della pagina iniziale, come potete vedere, colui che naviga viene posto immediatamente di fronte a un campo di ricerca che gli lascia la massima libertà. Al tempo stesso, come suggerisce il widget che vedete qui di lato a sinistra, gli vengono suggeriti però dei percorsi che sono utili ad orientarlo nell'esplorazione di questo portale. Definire questi percorsi, che sono a loro volta identificati con un colore e in alcuni casi con un sottotitolo, è stato veramente il lavoro grande che abbiamo portato avanti in questi anni e sono percorsi che vengono presentati in home page e che costituiscono altrettanti inviti per l'utente a visualizzare, ad esplorare, a navigare questo mondo che è il mondo del patrimonio delle biblioteche italiane, che si estende dietro questa home page che è sia semplice e al contempo accattivante, senza risultare pesante allo sguardo, senza risultare troppo difficile da interpretare. Questo perché? Perché, come già è stato detto finora e noi ribadiamo, le basi dati storiche dell'IQ, l'OPAC SBN, DIZ16, Manus Online, non cedono il passo, non cedono il posto a questa nuova realtà, si integrano con essa e questa è una nuova proposta che noi facciamo come mondo delle biblioteche per l'utente, per una tipologia di utente differente anche da quelle che solitamente, come diceva il direttore Buttò, consulta le nostre basi dati.
statici e in parte trasversali, cioè basati sui legami contenuti nei singoli record che vanno a connetterli in altre modalità. Questi percorsi sono perciò altrettante proposte di esplorazione che servono a incuriosire e incentivare gli utenti e poi a spingerli a condividere in rete questo grande patrimonio. In breve, dunque, quello che abbiamo cercato di fare e abbiamo cercato di incarnare in questo nome che è Alfabetica è stata una serie di obiettivi che ci eravamo prefissati sin dall'inizio. Innanzitutto trasmettere la qualità di SBN e di tutti coloro che partecipano al processo di condivisione e valorizzazione delle risorse delle biblioteche, con una veste nuova e più leggera, a parità di informazioni ma senza sostituire appunto quello che già esisteva. Come è già stato detto, aumentare i punti di accesso alle risorse culturali era un altro degli obiettivi, connettendo tra loro queste basi dati già esistenti a livello strutturale di presentazione e prospettazione. Questa connessione tra i servizi è sempre evidente in home page, perché in alto a destra è possibile navigare in quella che noi abbiamo definito network, in quella che è la rete delle basi dati storiche, dell'IQ che vengono alimentate appunto da questa grande e partecipata comunità che è quella bibliotecaria. Inoltre, su quello su cui abbiamo puntato, dando l'accento al digitale, è sempre un concetto centrale per noi che è quello di complementarità, come dicevo poc'anzi. La complementarità e cioè quella, quell'ecosistema culturale in cui gli utenti, troppo spesso abituati a digitare su Google una chiave di ricerca e ad aspettarsi di trovare tutto lo scibile, tutto l'esistente, sono invece posti di fronte a una realtà oggettiva e che spesso ormai sfugge a causa della frenesia con la quale noi consultiamo qualsiasi testo, qualsiasi informazione online, e cioè che il patrimonio culturale è un patrimonio molto, molto profondo, molto grande, molto ricco, consultare il quale non consiste esclusivamente nel fare clic su una pagina, nel collegarsi a un link, ma consiste invece nel compenetrare, nel mettere a sistema quelle che sono risorse disponibili in digitale e invece vivere i luoghi della cultura, che sono le biblioteche, che li conservano e che con i loro progetti fanno sì che la loro tutela migliori anche attraverso il digitale. In pratica Alfabetica non suggerisce all'utente di non entrare più in biblioteca, bensì lo porta a capire che le risorse digitali sono importanti e sono numerose, ma che le biblioteche sono sempre l'ultimo punto in cui lui arriverà in questa navigazione, come vedremo tra poco. E questo perché è la base, lì dove nasce tutto. Le lettere di questo alfabeto sono i materiali, ma sono anche i protagonisti e i professionisti. Questo è un alfabeto che, grazie al quale l'utente può creare dei concetti, può arricchire se stesso, ma questo arricchimento non è un arricchimento autistico, è un arricchimento che si basa sulla compenetrazione di molte professionalità, sul dialogo, sulla condivisione, e dopo questo periodo di pandemia a noi è venuto naturale concepire anche questo tipo di idea dentro il portale, perché non è possibile, dopo tutto questo tempo, non cercare di nuovo il contatto umano, e il contatto con la cultura è anche e soprattutto un contatto umano e non solo con i materiali. A questo punto vi passo la parola alla collega Elisabetta Castro, che vi mostrerà alcune proposte di navigazione sul portale, e io mi rimetto nella postazione di regia e lascio la parola alla collega. Tanto condivido lo schermo. Buongiorno, ringrazio Egidio per avermi dato la parola. E oggi a me spetta l'arduo compito di iniziare a presentare la navigazione del portale Alfabetica, risultato del lavoro, di un gruppo di lavoro dell'istituto ampio e variegato. Oggi abbiamo la possibilità di effettuare la navigazione nel portale facendo delle ricerche concrete e cercando soprattutto di cogliere la differenza con gli altri strumenti di ricerca gestiti al momento dall'istituto. Prima di iniziare però magari vi starete chiedendo perché Alfabetica? Si sentiva realmente il bisogno di questo nuovo strumento? Cosa dà in più all'utente? Sicuramente non è stato un bisogno espresso dall'utente, perché se qualcosa non la si conosce, di certo non se ne può sentire il bisogno. La nuova esperienza di navigazione proposta con Alfabetica è la risposta all'individuazione di un bisogno latente degli utenti dei portali che l'istituto gestisce.
le aspettative degli utenti, qualora siano suggerite da un bibliotecario o in questo caso suggerite da Alfabetica, con questa nuova restituzione dei risultati di ricerca rappresentano delle opportunità, un di più, non sono certo dei vincoli. D'altra parte, pensando anche a quella che in letteratura viene definita la comunicazione del catalogo, ovvero lo scambio delle informazioni che avviene tra un catalogo e un utente durante l'intera fase di ricerca, che va dall'accesso all'home page fino al completamento della sessione e alla chiusura della pagina web, possiamo senza alcun dubbio affermare che Alfabetica comunica più informazioni rispetto ad un'OPAC tradizionale. Elisabetta, perdonami un secondo, puoi provare a ricondividere lo schermo, perché non si vede tu che parli, però magari stai condividendo e non arriva la condivisione. Ok. No, non stai condividendo più, di nuovo. Scusate. Sì, ok. Invio la condivisione del tuo schermo, Elisabetta? Sì. Continua pure. Scusate. Dicevamo che le statistiche ci mostrano che la permanenza, i tempi medi nell'OPAC SBN variano da 30 secondi a 2 minuti, presumibilmente perché in OPAC si cercano informazioni su risorse che si conoscono già e si vuol sapere magari solo in quale biblioteca recarsi per consultare quella risorsa. L'utente invece che approderà ad Alfabetica lo farà sicuramente con un presupposto differente. È proprio questo il significato dell'immagine che vedete al momento sullo schermo. Non è semplicemente un augurio di buone vacanze, dato insomma il periodo estivo. La prima immagine rappresenta la navigazione dell'OPAC, veloce e mirata verso una certa descrizione. Nella seconda immagine, invece, vediamo proprio il piacere della navigazione, la permanenza, no? E questo ci auguriamo che sarà l'approccio del nostro utente di Alfabetica. Ma adesso vedremo insieme il perché. Poniamo il caso che il nostro utente, un docente universitario... Un secondo, Elisabetta, prova a ricondividere perché è sparita la tua condivisione. Ok. Ci siamo? Prosegui pure. Ok. Poniamo il caso che il nostro docente universitario di fisica voglia delle informazioni sulla capitale della scienza del 2020, la città di Trieste, e che anche un semplice curioso appassionato di caffè che abbia saputo che a Trieste c'è una nota università del caffè, per un motivo differente appunto cerchi informazioni sulla stessa città, la città di Trieste appunto. Quindi andiamo in OPAC, nell'OPAC SBN, e cerchiamo nella monocampo, no, la ricerca Google-like, informazioni sulla città di Trieste. Ecco, questa è la restituzione dei risultati di ricerca nell'OPAC SBN. 31.440 risultati. Sono sicuramente troppi, sia per l'utente specialista, sia per un semplice curioso, l'appassionato del caffè. Entrambi perciò inizieranno in OPAC a raffinare la ricerca utilizzando i filtri per anni. Da bibliotecario, no? Non facile, no? Da comprendere. Di ricerca Alfabetica. Quindi noi adesso ripercorreremo la stessa ricerca all'interno di Alfabetica. Quindi dal canale generale cercheremo il termine Trieste.
Ecco, la restituzione della ricerca, come già si era accennato prima, è data all'interno di box già predefinite, per cui avremo i risultati di ricerca all'interno di una box libri, all'interno di grafica, di audio e video, di musica, di cartografia, di manoscritti, di periodici, cataloghi storici digitalizzati, biblioteche e protagonisti, ai quali si consideri che poi si aggiungeranno ulteriori afferenti. Al momento abbiamo, diciamo, come afferente unicamente cataloghi storici digitalizzati, ma ben presto si aggiungeranno come dei portali afferenti anche altri portali, sia diciamo interni dell'istituto come il portale 1418, ma anche altri esterni come ad esempio quello delle teche RAI, con cui stiamo prendendo dei contatti e si sono, diciamo, mostrate piuttosto interessate al progetto. Da qui, diciamo, già dalla restituzione dei primi risultati di ricerca, diciamo, possiamo scegliere il raggruppamento, no, che preferiamo e andare, diciamo, a visualizzare quelle che più ci interessano. Andiamo a far esplodere i risultati della box grafica. Consideriamo certo che sono sempre 1163 risultati, quindi comunque avrei bisogno, no, in questo caso anche di utilizzare i filtri, no, come nel caso del catalogo, ma in questo caso sono certa comunque che le risorse che posso consultare sono comunque diciamo riguardanti la grafica. Quindi in questo caso appunto posso sia utilizzare dei filtri, sia andare direttamente a consultare una prima risorsa. Andiamo su Trieste Inconsueta. Se andiamo su questa scheda, appunto, troviamo già qui le azioni, no, che possiamo compiere su questa scheda, quindi diciamo approdare in portali più conosciuti con l'OPAC SBN, visualizzare più o meno dettagli, salvare, ripetere la ricerca su YouTube, copiare il permalink e altre azioni possibili. Ma posso ovviamente anche individuare l'elenco delle biblioteche che possiedono la risorsa e approdare al loro catalogo locale per poter fruire, qualora se ne abbiano, insomma, si sia tesserati, insomma, della biblioteca, poter usufruire dei servizi. Poniamo il caso invece che il nostro utente che già conosce i alla sua prima navigazione nel portale, poniamo il caso invece che voglia ripetere la ricerca all'interno di un percorso. Adesso, per motivi di tempo, ovviamente ripercorreremo singoli percorsi, all'interno dei singoli percorsi ripercorreremo utilizzando lo stesso termine di ricerca, perché il mio obiettivo è anche quello di far vedere la differenza, no? Cercando la stessa cosa all'interno di diversi percorsi, di diversi canali, che cosa posso ottenere. In questo modo vediamo anche l'impostazione interna dei singoli percorsi di ricerca. Cerchiamo sempre il termine Trieste, che ormai anche il nostro PC ha memorizzato. E questa è il nostro raggruppamento interno in ulteriori box del canale libri. Qui notiamo che all'interno del canale libri la prima box in realtà porta lo stesso nome, ma questo è sicuramente l'unico caso in alfabetica in cui ci sia questa coincidenza di nome della box con nome del percorso, ma nel caso del percorso dei libri abbiamo voluto aggiungere, no, fare delle ulteriori suddivisioni
del raggruppamento dei libri, quindi inserendo la classica suddivisione dei libri antichi, ma diciamo individuando dei criteri per riuscire ad individuare i libri per bambini e ragazzi, i libri illustrati, le risorse accessibili, su cui poi torneremo in seguito, e poi delle box che sono presenti all'interno di tutti i percorsi. Una box di suggerimenti, il Vedi Anche, la box dei protagonisti, che sono quei nomi legati alle risorse appunto che abbiamo individuato, cataloghi storici digitalizzati e le biblioteche che possiedono le risorse in questione. Direi che sul canale libri, diciamo, è talmente immediato, insomma, no? Che non è necessario soffermarci molto. Ma poniamo il caso di voler fare un'ulteriore ricerca. Posso andare direttamente qui dal nostro tastino. Vogliamo fare un'altra ricerca? Sì, vogliamo farla, ma come promesso faremo ricerche unicamente con il termine Trieste. Qui mi interessa farvi vedere e porre l'attenzione sui filtri che possiamo selezionare a monte. Selezioniamo le risorse solo digitali, Trieste, per cui già qui a monte io individuo e chiedo le risorse soltanto digitali, perché appunto non voglio andare a fare una ricerca bibliografica, ma voglio fruire e voglio permanere all'interno di Alfabetica per godere, insomma, del materiale che trovo online, delle digitalizzazioni online. Abbiamo quindi le nostre suddivisioni e faccio esplodere la box libri per cercare quello che magari più mi interessa. Qui appunto ci sono risorse, tutte le risorse hanno la digitalizzazione, anche se ancora appunto non visualizziamo di tutti, diciamo così, il francobollo, no? dell'immagine che ci indica la digitalizzazione. Poniamo per esempio di prendere questa di Lucrezia Borgia. Intanto diciamo qui due parole anche sulla scheda, no? Che stiamo vedendo. Qui diciamo il bibliotecario si è già accorto che si tratta questa della scheda dell'opera, quindi abbiamo in Alfabetica il raggruppamento dell'opera e qui elencate, diciamo, le manifestazioni legate a quell'opera. E quella che a noi interessa, avendo appunto l'interesse per Trieste, è proprio questa del melodramma rappresentato al Gran Teatro di Trieste. Quindi, insomma, abbiamo già qui la digitalizzazione di questo libretto e qui nella nostra teca, all'interno, insomma, del Mirador, di cui vi parlerà maggiormente Marco, in coda, insomma, all'intervento, possiamo, diciamo, fruire della risorsa direttamente online. Quindi questo per quel che riguarda il digitale, ma andiamo a vedere anche l'altro filtro iniziale, no? Quello delle risorse accessibili, solo risorse accessibili. Allora, intanto due parole anche su questo termine, perché qui il termine accessibile, di accessibilità, è utilizzato nell'accezione della direttiva, no, dell'aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e servizi per appunto un certo tipo di disabilità, per cui non dobbiamo confondere questo termine con quella che abitualmente con il termine che abitualmente utilizziamo per i diritti delle copie digitali. E qui appunto filtrando per questo tipo di risorse solo accessibili
Vediamo che anche all'interno del canale libri, della box libri o anche nella box dedicata di solo risorse accessibili, vediamo appunto la lista dei risultati. E andiamo sulla prima, appuntamento a Trieste. Anche qui abbiamo la scheda dell'opera, ma sicuramente a noi interessa appunto visualizzare queste appunto le edizioni così presenti, e quella che a noi interessa è quella del libro o del libro parlato, per cui appunto l'audiolibro che, se vogliamo, possiamo andare a consultare alla Biblioteca Sala Borsa di Bologna. Ecco, in questo caso appunto anche il portale alfabetica ha il ruolo di informazione bibliografica e non possiamo accedere alla risorsa online, così come nel caso della digitalizzazione fatta prima. All'interno di questa box di risorse accessibili, oltre agli audiolibri, troveremo anche risorse in braille, risorse a caratteri ingranditi e risorse a comunicazione alternativa aumentativa. E diciamo, in assenza di un dato codificato in indice, i gruppi di lavoro hanno stilato degli elenchi per individuare questo tipo di risorse. Ma continuiamo la visita agli altri canali, agli altri percorsi di ricerca, e andiamo sul canale dei manoscritti. Come vedete, all'interno del canale manoscritti è presente soltanto il filtro iniziale di solo risorse digitali, perché il filtro iniziale solo risorse accessibili, come detto, è unicamente una prerogativa del canale libri. Cercando sempre con il termine Trieste, vediamo appunto la presentazione del percorso dei manoscritti e vediamo che le ulteriori box in cui è suddiviso il percorso dei manoscritti, diciamo, rappresentano la tripartizione, se così possiamo dire, dei manoscritti, per cui i testi, la musica e la cartografia, e sicuramente anche appunto le box che abbiamo detto prima, insomma dei suggerimenti, dei vedi anche. In questo caso magari clicchiamo così sul primo anche per capire, no, che cosa sono questi suggerimenti. Una città d'autore, Trieste attraverso gli scrittori. Ecco, questo è un caso di suggerimenti, no, sul materiale manoscritto, ecco, sugli scrittori, perché appunto i manoscritti non sono soltanto, no, il manoscritto miniato, il manoscritto antico, ma appunto intendiamo in questo caso appunto come manoscritti anche manoscritti dei romanzi, no? Per cui ecco, questo è un esempio di un suggerimento all'interno della box dei manoscritti. Tornando indietro, appunto cliccando per chiudere le singole box, possiamo consultare appunto le risorse individuate, o aprendo nuovamente le singole box oppure diciamo cliccando direttamente da questa lista di sintetiche qualora individuassimo una risorsa che ci interessa. Quindi permettetemi, dato che è di mio interesse, diciamo di aprire la scheda, no, l'immagine della dedica di Sabba a Montale. Ecco, sicuramente diciamo nella presentazione del canale dei manoscritti avremmo magari potuto cercare qualche manoscritto miniato o qualcosa magari di più affascinante, no, al grande pubblico, diciamo così, ma abbiamo voluto comunque mantenere la coerenza, per cui cercare lo stesso termine all'interno dei singoli canali, no? Anche perché appunto, come si diceva, se io ho già l'idea che voglio individuare qualcosa di ben preciso, allora magari non vado su alfabetica, ma vado direttamente, no, sul portale specializzato, sul portale specialistico, che comunque continua ad essere un punto di riferimento scientifico valido. Ripercorriamo anche la nostra ricerca all'interno del canale grafica, e questi sono i risultati all'interno delle box previste
dal portale, e quindi in questo caso fotografie e diapositive, disegni dipinti, bandi, manifesti, locandine e volantini, le stampe, cartoline, fumetti, altre risorse illustrate, i suggerimenti e le box, quelle fisse, diciamo così, per tutti i canali. Qui abbiamo già di fotografie 77 risultati, 6 disegni e dipinti, eccetera, ma io in questo caso, per quel che riguarda la grafica, so già che sono interessata a un periodo storico ben definito. Per cui, restringo direttamente da questa barra in home la mia ricerca, per cui vado dal 1850 al 1950 e faccio esplodere e apro la box delle fotografie. E ovviamente posso utilizzare i filtri laterali, ma visto che voglio, godermi la navigazione e non voglio andare in biblioteca, filtro qui nuovamente richiedendo soltanto le risorse digitali. Quindi ho 4 risorse digitali e voglio, consultarne qualcuna. Adesso voglio aprirne qualcuna. E in questo passaggio, quello che mi preme, a sottolineare è che, se ci facciamo caso, le prime 4 risorse presentate inizialmente sono le stesse che hanno il digitale collegato, e questo rientra pienamente nei criteri di rilevanza che abbiamo operato per la restituzione delle box e dei canali di Alfabetica, perché abbiamo individuato dei criteri ben definiti per ciascun percorso, e all'interno dei vari percorsi dei criteri ben definiti per ciascun canale, considerando il fatto che le risorse avessero del digitale collegato, o che facessero parte di raggruppamenti, quindi orientare all'utente più edizioni di una stessa opera, e poi altri criteri ben precisi e definiti per ciascuna box, quanto aderente quella risorsa è all'interno di quella determinata box, perché, come vedremo, per esempio, già forse qualcuno ha già visto, no, quando abbiamo scrollato un po' così lo schermo, si starà chiedendo perché i fumetti stanno in grafica. Ecco, questo perché abbiamo voluto dare un servizio in più all'utente, che certo non gli interessa la regola di catalogazione per cui il fumetto, se è monografia, va in libri, se è periodico va sotto il periodico, no, appunto questo è un criterio empirico e pratico, per cui i fumetti fatti di immagini e testo, il nostro utente crediamo che apprezzi di più trovarlo in grafica, però appunto all'interno del percorso di grafica in generale ovviamente il fumetto non sarà il primo risultato, ma cederà sempre il posto alle fotografie. Quindi questo è un po' il criterio dell'ordine di rilevanza su cui abbiamo lavorato e studiato piuttosto a lungo. Qui appunto avevamo promesso di godere di un'altra immagine. In questo caso non è un'immagine presente nel nostro Mirador, ma è un'immagine che risiede in una teca esterna, nella teca della Biblioteca Nazionale di Firenze, di cui comunque possiamo fruire all'interno del nostro portale Alfabetica. Ok, stiamo finendo, mancano ancora due percorsi, il percorso di cartografia
E qui, dato che stiamo cercando il no, come parola chiave una città, è proprio questo Seri Dire che è il canale suo, no? Il percorso suo, per cui abbiamo qui le carte geografiche, le carte tematiche, che anche lì, pur essendo un sottoinsieme delle carte geografiche, però abbiamo comunque potuto dedicare e mettere in evidenza appunto il fatto che siano carte tematiche. Atlante e planisferi, carte nautiche e portolani, guide, vedute, catasti, altre risorse cartografiche non presenti nelle box citate precedentemente e i classici suggerimenti e le altre box che ormai siamo già abituati a conoscere. Anche qui l'occhio del catalogatore diciamo avrà subito notato che guide e catasti non sono propriamente materiale cartografico, ma per i motivi di cui si parlava prima, no? Anche a proposito dei fumetti, abbiamo voluto appunto dedicare all'interno del canale Cartografia uno spazio alla box guide e catasti che, se non sono materiale cartografico, sicuramente lo contengono, quindi a pieno titolo per noi stanno all'interno di questo percorso di cartografia. Ecco l'ultimo canale che vi farò vedere io, poi proseguirete con altri canali, nuovamente con Egidio e con Marco per quel che riguarda il digitale. E abbiamo qui appunto, e vediamo velocemente, anche il percorso di audio e video, per cui qui abbiamo i video, gli audio musicali. Questi sono per lo più i raggruppamenti, no? Questi iniziali sono per lo più i raggruppamenti dei tipi record, no? Quindi video, audio musicali, che ovviamente saranno, questa è una box che sarà in comune anche con il canale musica, con il percorso musica. E qui diciamo una box nuova, in questo momento non ha prodotto alcun risultato, è quella dei videogiochi. Appunto in questo caso, anche se il videogioco diciamo è una risorsa elettronica, l'utente del portale magari vorrebbe visualizzarla qui all'interno di un canale dove si pone l'accento sull'audiovisivo, no? Quindi sulla fruizione visiva, diciamo. E abbiamo anche qui ancora una volta i suggerimenti, i protagonisti e le altre box che conosciamo. Ok, mi auguro che questo mio breve intervento abbia messo in luce le novità della navigazione in alfabetica. E se è vero che l'utente non sentiva il bisogno di questo nuovo strumento, sono certa che una volta fattane un'esperienza diretta non riuscirà a farne a meno. Adesso lascio la parola ai colleghi per continuare appunto questo percorso di navigazione attraverso gli altri canali. Elisabetta, per cortesia, lascia aperto il browser e mi trasferisco l'impostazione da te. Eccomi tornato in veste di relatore. Ci tengo a approfondire ulteriormente quello che ha detto la collega a livello di prospettazione del portale, continuando direttamente sulla sua navigazione. Per realizzare questa nuova proposta di cui parlavamo al principio di questo nostro evento, di questa nostra presentazione, per dare quindi questi suggerimenti di esplorazione nuovi all'utente e per consentire una fruizione nuova del patrimonio delle biblioteche italiane, abbiamo scelto come gruppi di lavoro un approccio abbastanza innovativo dal punto di vista biblioteconomico, molto meno dal punto di vista industriale e informatico, perché per la prima volta, credo, a livello biblioteconomico abbiamo applicato quella che si chiama logica fasi. La logica fasi è un approccio, diciamo, logico, che è stato elaborato e sistematizzato dall'ingegnere Azero Lofti Alias Kerzadeh nel secolo scorso.
In pratica, la logica booleana semplice, quella che divide il nostro mondo in insiemi di oggetti che sono definiti da una precisa qualità o da una precisa caratteristica, cambia grazie a questa nuova idea logica di Zadeh e si parla di insiemi sfocati, di insiemi non ben definiti in qualche modo, che si chiamano fasi set. Che cosa significa? Che un elemento all'interno di un insieme fasi, di un insieme sfocato, è un elemento la cui presenza all'interno di quell'insieme non è generata da una caratteristica dell'oggetto, bensì da una funzione. E all'interno di ogni box di questo portale, box che Elisabetta vi ha fatto vedere all'interno dei diversi percorsi, è definita per la restituzione di questi elementi una funzione piuttosto complessa a livello biblioteconomico, per cui tutti gli oggetti che vengono restituiti in un box hanno un insieme di caratteristiche che sono legate tra loro da una funzione, e questa funzione, queste caratteristiche sono a loro volta ordinate secondo un criterio di rilevanza biblioteconomico su cui i nostri gruppi di lavoro hanno speso moltissime energie a livello di definizione. Ed è per questo che è importante per noi oggi lanciare questa fase di focus group e di test, perché avere, questa è una proposta piuttosto innovativa ma anche piuttosto audace che noi abbiamo inteso proporre con questo portale. I focus group ci aiuteranno a fare il fine tuning del risultato di questa proposta, di questo nuovo tipo di navigazione. Ora a me rimangono da presentare due percorsi piuttosto peculiari, che sono quello protagonisti e quello biblioteche. Più infine vi farò vedere il percorso un po' più classico rispetto al funzionamento, a quello che abbiamo visto finora, che è periodici. Il percorso protagonisti, diciamo canale molto spesso perché fino a poco tempo fa eravamo indecisi sulla definizione di queste aree del portale, li chiamavamo canali, però alla fine percorsi ci è parso più corretto come definizione anche per quello che noi intendiamo proporre. Quindi il percorso protagonisti è un percorso piuttosto interessante e che si basa sostanzialmente come cellula fondamentale sull'authority file dell'OPAC, sebbene dell'indice. Per cui quando andiamo a cercare, come vedete nel sottotitolo, uno scrittore, un musicista, un interprete o anche altro, anche delle entità, possiamo cercarle solo se si agganciano a una cellula già esistente a livello di VID. Per cui io, per farvi vedere un esempio, vi farò vedere il personaggio che ho citato all'inizio del mio intervento, che è Luigi Pulci. Quando si lancia una ricerca all'interno del percorso protagonisti, abbiamo una restituzione piuttosto innovativa per quelli che sono i sistemi di restituzione a livello catalografico, a livello di beni bibliotecari. Abbiamo una schermata in cui viene vestito il protagonista, viene presentato con una brevissima nota biografica che è presente all'interno del record di autorità, della voce di autorità, con le date di nascita e morte. Naturalmente, essendo connessi a Wikidata e avendo dei riferimenti esterni possibili, gli utenti sono invitati anche volendo ad approfondire la conoscenza del personaggio uscendo dal portale Alfabetica, per cui si aprirà in un'altra scheda un'ulteriore informazione che proviene dalla rete, dal VIAF, e si apre anche la scheda ISNI del protagonista. Al di sotto della vestizione di questa scheda vestita abbiamo di nuovo la prospettazione per box, in cui i diversi percorsi del portale sono ripresentati con tutti gli elementi che sono collegati in qualche modo a Luigi Pulci. E questo è molto interessante perché possiamo vedere i libri che sono collegati a Luigi Pulci, dove per libri si intende l'insieme dei box del percorso libri che avete visto prima, quindi ad esclusione del fatidico box che veramente risponde a una logica piuttosto peculiare, che ha altre risorse ed è presente in ogni percorso. Questo perché noi stiamo già filtrando per un protagonista, per un record di autorità, delle risorse che provengono dai diversi percorsi, e quindi sarebbe stato assurdo proporre in questa fase una trasversalità ulteriore all'interno della presentazione per tipologia o per tematica. Avremmo perso in precisione. Quindi qui abbiamo ovviamente il box libri con tutte le risorse legate a Luigi Pulci e la possibilità, come vi ha fatto vedere prima la collega, di filtrarli con le faccette, molte delle quali conosciamo già, sono quelle classiche degli OPAC. Questa navigazione, come vi ha fatto vedere prima Elisabetta, che si basa sull'esplosione
di box compressi che presentano tre record, poi presentano una volta espansi tutti i record con la possibilità di filtrare per digitale e analogico, è un po' il punto di forza che noi abbiamo voluto perseguire per convincere l'utente ad aprire sempre di più, a vedere sempre di più. Questi box graficamente somigliano alle vecchie schede di un catalogo a schede, ma in realtà non sono per niente uguali alle schede di un catalogo a schede. Questo è anche l'elemento di gioco, l'elemento che invita un'utenza variegata ad esplorare questo patrimonio culturale su basi diverse. Naturalmente, qual è il punto fondamentale del percorso protagonisti? Che oltre ad avere le risorse collegate al protagonista, come avviene già negli altri box, noi possiamo raffinare questa ricerca attraverso delle funzioni trasversali. Il percorso protagonista e il percorso biblioteche sono per loro natura dei percorsi trasversali. Il box biblioteche e protagonisti all'interno di ogni percorso a sua volta aumenta il grado di trasversalità e serendipità, un concetto chiave di alfabetica che la dottoressa Buttò ha introdotto all'inizio del suo intervento. Per cui se noi volessimo vedere tutte le opere, tutti i materiali in cui Luigi Pulci è associato a Lorenzo de' Medici, e noi potremmo non sapere che Luigi Pulci era uno dei protetti della corte di Lorenzo il Magnifico, noi andiamo a filtrare la ricerca ulteriormente con il vid Lorenzo de' Medici, qui in intestazione ricompare la vestizione di Luigi Pulci con il filtro applicato per un nuovo protagonista che è Lorenzo de' Medici, e noi vediamo al di sotto solo i risultati che hanno come collegamento al record di autorità sia Luigi Pulci e sia Lorenzo il Magnifico. Questa cosa è molto molto interessante, e c'è di più, questa trasversalità si può estendere non solo ad altri protagonisti come Poliziano, in questo caso Giambullari, ma si può anche estendere alle biblioteche, cioè se io volessi sapere in quali biblioteche sono conservati i materiali che hanno visto partecipare non solo come autore ma a vario titolo Lorenzo il Magnifico e Luigi Pulci, potrei filtrare per biblioteca i risultati che ho e quindi vedere per esempio cosa è conservato alla Braidense che ha come responsabilità Luigi Pulci e Lorenzo il Magnifico. E a quel punto il mio result set si ridurrebbe naturalmente di nuovo, però io potrei vedere che cosa in quella biblioteca è conservato che risponde a una mia curiosità che il portale stesso ha generato. Perché adesso noi facciamo questo caso con Luigi Pulci e Lorenzo il Magnifico, che sono oggettivamente dei personaggi piuttosto di rilievo del XV secolo, ma converrete con me, conveniamo tutti, credo che il XV secolo in letteratura non sia principalmente in cima alla lista degli interessi del cittadino medio. Potrebbe esserci, ma potrebbe non esserci, quindi avere questo suggerimento, avere questa possibilità di espandersi in orizzontale su altre responsabilità, oltre che approfondire un eventuale record andando nel dettaglio e capire perché quelle responsabilità sono insieme, se ci sono risorse digitali come in questo caso dove abbiamo due risorse digitali che puntano a teche esterne e sapere poi dove si trova, è la cosa più utile che ci può essere. E questo è il punto di forza di Alfabetica. Alfabetica che è un sistema di navigazione che spinge l'utente a usare gli strumenti interni, e anche su questo noi ci aspettiamo un grandissimo apporto da parte dei focus group che dovranno testare le logiche di navigazione che noi abbiamo concepito e sapranno sicuramente darci degli input fondamentali per mettere a punto questo tipo di navigazione. Oltre a filtrare i risultati con il pulsante della lente all'interno di qualsiasi percorso, è possibile andare direttamente alla scheda di un protagonista, per esempio Baldovini, oppure andare alla scheda di una biblioteca. Ed è proprio attraverso questo collegamento che noi possiamo lanciare una ricerca completamente nuova e vedere, per esempio, la scheda della Biblioteca Nazionale Braidense. E qui siamo passati all'interno del percorso biblioteche. Che cos'è il percorso biblioteche? È l'equivalente, concettualmente parlando, naturalmente, da parte dei nostri gruppi di lavoro, del canale protagonisti, del percorso protagonisti. Qui abbiamo dei dati che provengono in massima parte per vestire la biblioteca dall'anagrafe delle biblioteche italiane, che è comunque sempre raggiungibile
E di nuovo torna il discorso delle basi dati che si integrano, che si presentano sotto veste nuova, con nuovi legami, offrono nuovi percorsi, ma che non perdono la loro identità storica, alle quali non rinunciamo e che rimangono sempre a disposizione degli utenti. Quindi abbiamo una scheda di biblioteca con una breve descrizione, qui il set di caratteri mostrato è limitato, ma possiamo espanderlo e leggere tutta la descrizione, i contatti della biblioteca, il telefono e addirittura la possibilità di raggiungere il sito web e alcune informazioni in forma iconica sull'accessibilità, sulla presenza di wifi e sui servizi della biblioteca, per cui l'utente, una volta che sta navigando sui materiali del portale, ha scelto di creare una sua collezione eventualmente, può raggiungere direttamente la biblioteca virtualmente, ma soprattutto fisicamente, vedere gli orari di apertura, i servizi, i fondi conservati, vedere su mappa dove si trova una biblioteca. Qui quindi siamo nel momento in cui si integrano diverse possibilità di navigazione e dove dal mondo virtuale, dall'ecosistema virtuale culturale, si passa all'ecosistema reale del mondo della cultura, quello fatto di carta, di legno, di professionisti che lavorano per valorizzare queste risorse. E qui nella scheda di biblioteca, di nuovo divisa in box e di nuovo secondo i percorsi già presenti in home page, vediamo prospettato l'intero patrimonio della biblioteca, diviso nelle categorie che abbiamo descritto secondo quella logica fasi che noi abbiamo impostato, ma soprattutto abbiamo di nuovo la possibilità di filtrare per protagonisti, per esempio, e scoprire curiosamente quale, perché i protagonisti in realtà sono ordinati per occorrenze. Quindi questa cosa mi ha incuriosito molto, per esempio, quando ho provato a fare delle ricerche su altre biblioteche, ma anche su questa, vedere qual è il protagonista, l'entità maggiormente rappresentata all'interno del patrimonio di una biblioteca. E questa cosa è molto molto interessante e può diventare anche uno strumento secondario, indiretto, di utilizzo di questo portale per studi di carattere biblioteconomico, per esempio. E di queste possibilità trasversali ce ne sono tantissime che il portale offre, talmente tante create dai legami che i nostri gruppi hanno inteso proporre all'utente in navigazione, che addirittura a volte sorprendono anche noi stessi, perché una volta che il sistema è a regime, una volta che il sistema ruota e comincia a girare, anche chi lo ha creato comincia a esplorarlo in forma di utente e si accorge di moltissime cose che noi speriamo i focus group sappiano apprezzare e sulle quali possano darci un riscontro forte e utile. A questo punto vi mostro un ultimo canale, che è il canale periodici. Il canale periodici è un canale che ha un numero di box piuttosto ristretto rispetto agli altri e nel quale sono valorizzate a livello di logica le periodicità, le tipologie dei materiali che escono, che sono il tipo materiale periodico. Io ho fatto questa ricerca di esempio Puglia per mostrarvi, per esempio, una delle caratteristiche che contraddistinguono la restituzione dei result set, dei materiali all'interno di questo canale, che è per esempio in questo caso la compresenza di un elemento all'interno di riviste e di quotidiani. Perché la Giovine Puglia figura sia in riviste sia in quotidiani? Beh, perché la periodicità di questo periodico è cambiata, per cui noi quando abbiamo deciso di disegnare i box del canale periodici, come vedete qui nelle note generali, siamo riusciti a valorizzare anche elementi che il catalogatore ha messo nelle note generali. Sembra molto semplice come procedimento descritto in questo modo, in realtà ci ha richiesto un grandissimo sforzo per evitare di, e questo in questo box come in tutti gli altri box che vi ho fatto vedere prima la collega, in tutti i percorsi, per evitare un eccessivo rumore. Questo particolare della valorizzazione di campi spesso non puliti è una sfida che Alfabetica intende lanciare ed è una sfida anche a livello di altri campi della descrizione bibliografica al miglioramento della qualità della catalogazione che la nostra rete di professionisti della cultura mette in campo ogni giorno, perché i focus group sicuramente rileveranno che in alcuni casi ci sono delle aporie, ma queste aporie derivano spesso da un dato catalografico inesatto. Allora proporre un portale nuovo con potenzialità nuove presuppone ovviamente una capacità di
catalogare una pulizia nel record catalografico che è presente mediamente spesso, ma a volte no. E questo è anche uno sprone alla nostra comunità di professionisti a fare sempre meglio per migliorare i risultati restituiti e per dare sempre maggiore respiro a quello che è un mondo, quello delle biblioteche, che merita davvero di essere maggiormente sotto i riflettori e di dare di più a tutti gli utenti, a tutti i cittadini. A questo punto io passo la parola a Marco Scarbaci, che proprio a partire dal canale Periodici vi mostrerà alcune particolarità del recupero di risorse digitali all'interno del portale. Datemi soltanto qualche minuto per passargli la linea e vi ringrazio per l'attenzione. Prego Marco. Buongiorno a tutti. Egidio, si vede il mio schermo? Sì, sì, ti vediamo e ti sentiamo. Ok. Sì, di nuovo buongiorno. Io prendo spunto da quanto detto da Egidio per... Perdonami Marco, si vede la tua videocamera e il tuo audio, però non vedo il tuo schermo condiviso. Questo no, ti ho capito in ritardo. Ora? No. Qui mi dici che è condiviso lo schermo. In questo momento non riesco a vederlo. Prova a togliere la condivisione e a rifarla? Guarda, proviamo a fare diversamente. Posso navigare io per te da qui. Dammi un secondo. Allora, aspetta Marco che ce l'ho. Eccoci qua, adesso si dovrebbe vedere. Sì, vai Marco, vai, procedi pure. Si vede il mio? Si vede il tuo schermo, esatto, procedi. Ok. Sì, mi riposiziono sul periodico citato da Egidio per dare alcune informazioni circa sia la visualizzazione dei periodici che la visualizzazione delle risorse digitali in generale su Alfabetica. Per quanto riguarda i periodici, si è seguita la ratio che vi era già su Internet Culturale, cioè quella di dare visione della ricostruzione virtuale del periodico. Quindi in questo caso non sarà il periodico legato alla consistenza della singola biblioteca, ma si cercherà di dare la vita del periodico nel suo insieme. Si è cercato di migliorare, diciamo, rispetto a Internet Culturale, di migliorare la fruizione da un punto di vista grafico, in quanto ora abbiamo la possibilità di navigare la risorsa per anno tramite questi elenchi a tendina, quindi per anno, per mese e anche per fascicolo. Cliccando sull'ultimo elemento, che in questo caso è il fascicolo, noi andiamo a puntare direttamente la risorsa. Una delle novità di Alfabetica è sicuramente l'utilizzo di un viewer IIIF. In questo caso noi abbiamo adottato il Mirador, un viewer che ha come obiettivo principale quello della interoperabilità, della fruizione, dell'alta integrazione anche da un punto di vista di visualizzazione. Infatti questo è uno appunto degli aspetti sul quale volevo mettere una luce, in quanto noi abbiamo sia
la possibilità di integrare risorse provenienti da viewer esterni. Ad esempio, in questo caso, non so, io qui mi sono posizionato sul viewer IIIF dell'Università di Lipsia, e qualora volessi confrontare il periodico che ho scelto io in alfabetica con quello invece visualizzabile sul viewer della biblioteca di Lipsia, io basta che copi il manifest, lo aggiungo al nostro viewer e quindi ho la possibilità di vedere le due risorse all'interno del mio viewer contemporaneamente. Quindi già in questo primo esempio che vi sto fornendo possiamo notare come sia molto, molto forte l'integrazione di risorse presenti nel nostro sistema con risorse anche non presenti nel nostro sistema, a garantire una forte integrazione. Però questo livello di integrazione a maggior ragione sia anche con le risorse presenti su Alfabetica. Prima però di passare a questo punto volevo soltanto farvi vedere alcune funzionalità del viewer che in questo momento stiamo vedendo. Abbiamo la possibilità di avere informazioni provenienti dal catalogo rispetto alla risorsa scelta. Abbiamo la possibilità tramite una tavola di contenuti di entrare nella singola pagina o nella singola porzione della risorsa. Abbiamo la possibilità di avere delle viste diverse da quella a pagina singola, come può essere quella gallery, quella molto utile secondo me, che ci permette di avere in primo piano la pagina singola e invece sul laterale, sulla parte sinistra, una visione, una gallery delle pagine restanti. Abbiamo la possibilità di avere a tutto schermo il visualizzatore. Poi un altro, diciamo, un aspetto molto importante dell'utilizzo del Mirador e della IIIF è che noi potremo lavorare anche con immagini ad alta qualità, consentendo una fruizione maggiore all'utente. Diciamo che fino ad ora siamo stati legati a dimensioni di immagini principalmente tra virgolette ridotte, perché poi l'utenza poteva avere delle difficoltà nella navigazione delle stesse. Invece con la IIIF noi siamo in grado di gestire anche immagini molto pesanti, che però rendiamo fruibili all'utenza tramite delle procedure che ci permettono di comprimere e di alleggerire la pesantezza di questi file, e quindi di poterli rendere fruibili anche a utenti che non hanno dei computer molto performanti. Un altro aspetto appunto di cui parlavo prima è l'integrazione delle risorse all'interno di Alfabetica. E volevo mostrarvi questo esempio. Se io cerco Manon Lescaut nel percorso musica, e mi focalizzo sulla musica manoscritta, mi focalizzo su questa risorsa che ha del digitale, accedo, quindi parliamo dell'atto terzo della Manon Lescaut. Approdando nella parte del viewer, io posso confrontare questa immagine con altre risorse presenti dentro Alfabetica e che comunque sono legate a questa risorsa, e le posso vedere all'interno dello stesso visualizzatore. Ad esempio, scendendo più in basso, ci vengono riproposte comunque i risultati
che abbiamo avuto nelle sul set precedente. E non so, ad esempio, se io diciamo, innanzitutto mi anche in questo caso prendo il manifest. Poi espando la bozza di libretti. In questo caso, anche per farvi notare questa differenza, atterro sulla pagina che mi dà informazioni e risorse relative alle altre risorse digitali. Cosa sono queste altre risorse digitali? Sono delle risorse digitali che non hanno trovato posto, possiamo dire, come allegato digitale di una risorsa del catalogo generale. E non l'hanno trovato sia per la natura stessa della risorsa o anche perché al momento sono appunto risorse che non sono gestite da uno dei servizi del catalogo generale. E in questo caso appunto trovo come risorsa manoscritta un libretto per musica proveniente dall'archivio ricordi un testo che appunto mi ripropone il testo dell'atto terzo della Manonesco e in questo caso io posso, aggiungendo il manifest della risorsa precedente, avere sullo stesso visualizzatore, possa avere la versione manoscritta del libretto della Manon Lescaut, quindi anche naturalmente mi dà informazioni anche rispetto all'atto terzo, con la trascrizione dello spartito, trascrizione manoscritta dello spartito della stessa opera. Quindi posso in questo modo ampliare la mia navigazione e rendere più ricca la mia ricerca e avere maggiori informazioni rispetto a quest'opera. Quindi questo è uno dei punti che volevo sottolineare nell'ottica appunto della totale integrazione sia tra le risorse presenti all'interno di tutta Alfabetica, sia per quanto riguarda le risorse allegato della notizia di catalogo generale, sia per le risorse categorizzate come altre risorse sul digitale, ma anche l'integrazione tra le risorse che sono presenti nel nostro sito, ma anche quelle provenienti da siti esterni e che riescono a dialogare con noi tramite l'utilizzo del framework IIIF. Per dare un ulteriore spunto, diciamo, rispetto a come il digitale interagisce con Alfabetica, volevo soltanto mostrarvi questa slide nel quale viene riassunto il flusso che governa il digitale dalla teca remota fino ad Alfabetica e possiamo dire che questo flusso si suddivide principalmente in due parti. C'è il flusso che nasce dal dialogo dei gestionali IQ con Alfabetica, gestionali che hanno come plugin al loro interno la SBN Teca, che è la teca centrale dell'IQ che gestisce le risorse digitali catalogate tramite gestionali IQ. L'SBN Teca centrale poi tramite i propri servizi dialoga con Alfabetica e quindi Alfabetica in questo modo è in grado di esporre le risorse agli utenti. Dall'altra parte invece abbiamo il dialogo che ha l'aggregatore digitale, in questo caso parliamo del back-end dell'ex Internet Culturale, che dialoga con Alfabetica tramite OIPMH, il protocollo OIPMH, e che a sua volta dialoga con le teche sue content provider, quali possono essere teche remote oppure SBN Teca remota. L'SBN Teca remota è una teca che verrà distribuita dall'IQ e che consentirà agli istituti
che non utilizzano i gestionali di catalogazione degli IQ di poter dialogare con l'aggregatore digitale e in ultima analisi con Alfabetica. Oppure abbiamo la TD diciamo avanzata, la versione avanzata della TD che sarebbe l'SBN Teca remota però gestita dall'IQ, attraverso la quale potremo gestire risorse possedute da istituzioni che però non hanno la possibilità di gestire al loro interno una teca, quindi affideranno gli oggetti digitali e i metadati alla teca dell'IQ e questa a sua volta dialogherà tramite YPMH con l'aggregatore digitale che a sua volta dialogherà con Alfabetica. E poi, come anche citato già in precedenza dai colleghi, avremo anche alcuni sistemi afferenti, quali potranno essere gli Integrai o i Mago, che dialogheranno con Alfabetica tramite l'esposizione verso l'esterno dei servizi in API. Quindi questo è per dare un quadro su come poi Alfabetica avrà la possibilità di integrare e gestire risorse provenienti da più basi dati e da basi dati di diversa tipologia. A questo punto credo che io debba passare la parola al direttore, al Tessa Buttò. Grazie, ne approfitto per ringraziare non solo te ma anche Giglio ed Elisabetta per aver fatto questo sforzo che io dall'interno so essere un importante sforzo di sintesi, anche se forse i nostri ospiti avranno trovato un po' lunga la nostra esposizione, ma ci sono tantissime cose da dire e tutte le cose sono collegate, quindi diventa molto complicato fare dei tagli troppo netti. Quello che spero che sia arrivato un po' a tutti, anche alle oltre 214, se ho letto bene, persone che si sono collegate questa mattina, quello che vorrei che fosse chiaro è la varietà, le possibilità, diciamo il percorso di scoperta. Oltre a un aspetto al quale tengo molto, che forse ho sottolineato poco, che è quello del valore didattico per la didattica del digitale, che è uno dei grandi temi che dovremo anche affrontare. Questo periodo di DAD lo ha dimostrato in tutte le scuole italiane. E a questo punto non dirubo altro tempo, se non per passare molto volentieri la parola all'architetto Laura Moro, il direttore generale dell'Istituto Centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, che ringrazio ancora per la sua presenza e alla quale affidiamo due parole in conclusione. Grazie. Bene, grazie. Grazie a voi, grazie all'esposizione. Devo dire che Simonetta non è stata per niente noiosa, anzi il tempo è volato perché è stato veramente tutto molto interessante ed è stato il filo diciamo, con cui avete esposto le cose ha fatto capire diciamo, la complessità del progetto e le grandi potenzialità. Sì, due parole per aprire una serie di ragionamenti, perché questi progetti che da un lato c'è la soddisfazione di averli portati a compimento, anche se adesso ancora la strada ne avete da fare, però già la testa vola su tutto quello che si apre, no? Perché progetti come questo aprono strade, cioè sono quei progetti che aprono nuovi scenari, portandone a compimento alcuni ne aprono gli altri, questo è il valore che vedo principale in questo progetto, oltre ai risultati concreti che avete ottenuto e che adesso metterete a disposizione di tutti. Tantissime cose sono state dette, ho preso molti appunti, non so se riesco a restituirli in un ragionamento unico, vado un po' per punti e inizio da una delle cose che credo proprio tu Simonetta hai detto all'inizio ma che poi è tornato, che è quello che il valore principale di Alfabetica non è tanto
ovviamente l'integrazione dei cataloghi, la possibilità di mettere a disposizione tanto, ma è quella di restituire una visione del patrimonio culturale. E questo è quello che i nostri sistemi debbono fare, perché altrimenti sono solo delle macchine che non ci portano da nessuna parte. Cioè, le possiamo guidare, bene, benissimo, ma non ci conducono da nessuna parte. Invece noi vogliamo che i nostri sistemi informativi ci portino a delle visioni del patrimonio culturale, delle visioni che sono dinamiche. E quindi i nostri sistemi li dobbiamo fare in modo tale, ormai direi li dobbiamo fare in modo tale, che ci consentano di far evolvere queste visioni del patrimonio culturale. E credo, per quello che ho potuto capire, ma quello che sapevo anche prima, da prima di questo progetto, è che questo progetto ha questa possibilità, cioè ha questa possibilità di rendere dinamiche le visioni. Oggi ce ne sono, ne abbiamo viste, abbiamo visto delle proposte, abbiamo visto una visione anche abbastanza chiara del patrimonio culturale, in futuro se ne possono introdurre delle altre, perché per come è concepito il sistema questo sarà possibile. Questo è il valore numero uno di questo progetto, che diciamo ci porta da qualche parte, ecco, nella comprensione del patrimonio culturale. La partecipazione di una pluralità di soggetti e di tante discipline, questo anche è vero all'interno del mondo delle biblioteche, ha le potenzialità poi anche per espandersi fuori dal mondo delle biblioteche, però è chiaro che questa visione del patrimonio è una visione fatta di tanti saperi e di tanti specialismi, e questo anche è una sfida che mi sembra alfabetica abbia, diciamo, vinto no, perché non è che c'è qualcuno che vince, però se la si è giocata questa sfida, ecco. Così come la sfida di raggiungere i nuovi pubblici, cioè che significa dare risposte corrette ed efficaci a domande che spesso non sono espresse in modo codificato, perché quando noi allarghiamo il nostro pubblico le domande non sono quelle che tradizionalmente i pubblici delle biblioteche fanno, e quindi come facciamo a dare delle risposte di senso a delle domande che non sono spesso così nettamente codificate? Ecco, questa è un'altra sfida su cui Alfabetica vuole provare a lavorare, a dare risposte. Questo si porta dietro poi il grossissimo tema che tutti noi abbiamo, tutti noi che lavoriamo nel Ministero, e non solo il Ministero, insomma, nei luoghi della cultura, è l'eterna lotta tra genericità e approfondimento. E questa è la sfida della nostra contemporaneità, e c'è sempre stato questo, ovviamente l'abbondanza della disponibilità delle risorse che la rete ci porta rende questo binomio genericità, che non vuol dire per forza superficialità, genericità dei pubblici, degli utenti, compatibile con l'obiettivo di garantire comunque un approfondimento a scale diverse, ma un approfondimento. Quindi da qualsiasi livello il nostro utente parta, che può essere un livello elementare come un livello molto sofisticato, deve poter fare un passettino avanti, ciascuno rispetto al livello di partenza. Questa è un'altra cosa che mi sembra che Alfabetica si provi a giocare. E altro tema importante, importantissimo, e l'ha detto la dottoressa Buttò in introduzione, il tema della sostenibilità nel tempo dei progetti informatici. E se noi vogliamo che tutto questo nostro mondo sia sostenibile nel tempo, non può che lavorare per successive aggregazioni. Nessuno può essere sostenibile, nessuno può garantire la sostenibilità lavorando da solo. Anche le istituzioni più ricche sono destinate a fallire se non si rendono conto che è nella aggregazione che si acquisisce, che si hanno più possibilità di sostenere nel tempo. Aggregazione che non vuol dire annullamento, aggregazione vuol dire fare parte di un sistema di servizi. L'informatica, questo l'ho detto più volte, cioè tutto il mondo del digitale ha una soglia minima al di sotto della quale tutti gli sforzi sono vani.
E quindi l'offerta anche di servizi per tutti gli istituti che il Ministero, la Direzione Generale delle Biblioteche e l'ICU offrono con questa esperienza, diciamo, è un contributo alla lotta verso l'irrilevanza, che è il rischio che tutte le istituzioni culturali corrono e i sistemi informativi delle istituzioni culturali ancora di più. E questo va esattamente nella logica in cui si muoverà il Ministero anche con il progetto del Recovery Plan, con cui si sta muovendo tutta la pubblica amministrazione, con cui si sta muovendo il Ministero dell'Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, con cui si sta muovendo l'Europa con le grandi reti e i grandi network. E quindi anche su questo mi sembra che questo progetto sia assolutamente nella strada corretta e che abbia una visione che consentirà, diciamo, di esistere nel tempo. Una brevissima nota sul metodo dei focus group, lo ritengo molto, molto efficace. E perché proprio perché se vogliamo arrivare a pubblici diversi dobbiamo avere il coraggio, poi anche la capacità di confrontarci con questi pubblici, e quindi benissimo averli introdotti fin dall'inizio. La consultazione degli stakeholder, le modalità di co-creazione sono delle parole che adesso vanno tanto di moda, tutti le mettiamo nei nostri documenti. Dargli corpo e poi soprattutto saper gestire i feedback, perché poi non è che un focus group è innocuo, no? Poi bisogna gestire tutti i feedback che arrivano, e quindi apprezzo moltissimo questo metodo di lavoro. Ecco, per ritornare sul tema genericità versus approfondimento, che poi è in un certo senso torna sul binomio di velocità e permanenza, anche se voi l'avevate detto in un modo diverso, cioè velocità, chi sa già cosa cerca e va mirato al risultato, e invece permanenza, chi rimane dentro il portale per usufruire di tutti i servizi del portale. In realtà velocità e permanenza può essere vista anche come una lotta alla superficialità dell'approccio con la risorsa digitale, perché la risorsa digitale, proprio perché è immediatamente disponibile, e sta lì, basta digitare una frase su Google e noi siamo abituati ormai ad essere sommersi. E la velocità rende inefficace la ricerca, e rende inefficace l'approccio col patrimonio culturale. Il patrimonio culturale ha bisogno di lentezza. E la lentezza deve essere però piena di senso, non è deve essere una lentezza perché devi soffrire e ci devi mettere 3 giorni a cercare una cosa come era una volta. La permanenza deve essere piena di senso, quindi noi dobbiamo dare senso alla lentezza di stare dentro questi sistemi. E questo è una bella sfida da giocare. E in questo senso mi piace questo richiamo all'empirismo che avete fatto, che è un empirismo molto intelligente, che non è un empirismo di siccome non so bene dove andare a parare o la scienza non mi aiuta, vado un po' a tentoni. No, è un empirismo che si basa su processi, sui processi cognitivi naturali, che è quello che dà il successo di un'applicazione che ha un'interfaccia rivolta verso l'utente. Noi siamo, quando dico noi, dico diciamo, tutto il mondo dei luoghi, della cultura, delle istituzioni culturali, abbiamo per secoli rappresentato il nostro patrimonio culturale come specchio dell'istituzione che lo conservava, quindi tutti i nostri sistemi catalografici, sia quelli analogici che poi per lunghi anni quelli digitali, hanno riproposto un patrimonio rappresentato attraverso la lente dell'istituzione che lo conserva.
Alfabetica fa un primo passo, penso che altri possano essere fatti in futuro, ma fa un primo passo importante per svincolare la logica della rappresentazione e quindi restituzione del patrimonio culturale da come sono organizzati i cataloghi. E quindi se l'esempio era calzantissimo, il fumetto, io catalograficamente lo metto da una parte, ma quando lo restituisco lo metto dall'altra, perché cognitivamente il nostro cervello funziona associando delle relazioni che non sono le stesse associazioni che stanno dentro un sistema di catalogazione che lavora su altri livelli cognitivi e scientifici. Questo empirismo quindi è una scienza da questo punto di vista, cioè saper intercettare i processi cognitivi naturali e stimolarli ovviamente. Quindi lo stimolo alla creatività e la creatività del sapere è quella di stimolare i nostri processi cognitivi. Quello che dicevo prima, partiamo da una base e alla fine della navigazione dobbiamo essere a più X. Quell'X varia dalle persone, ovviamente. È anche molto interessante svincolare la rappresentazione e restituzione anche dai sistemi, non solo dai sistemi catalografici, ma dalle architetture dei sistemi di origine che continuano ad esistere, a fare il loro lavoro, perché quel lavoro non è che viene meno. Questo è uno dei problemi che hanno degli abbagli che hanno preso molte istituzioni, anche i nostri molti colleghi, pensare di poter sostituire il livello della rappresentazione del dato dal sistema che produce quel dato, perché dietro a quel sistema, che sarà pure un sistema con una logica ottocentesca, ma dietro c'è il lavoro di decenni di affinamento del sapere e di tutto il lavoro dei professionisti della cultura, come prima giustamente veniva ricordato. Ecco, noi dobbiamo, sono piani diversi, esistono tutte e due, un piano non annulla l'altro e debbono però tutte e due dare il meglio. E questo mi sembra veramente una cosa importante. La vista generale, quindi, che viene fatta diciamo a livello di alfabetica, non sostituisce le viste sulle singole basi dati, e queste viste sulle basi dati nazionali non sostituiscono le viste che ogni biblioteca può dare delle proprie collezioni. Ecco, questi livelli coesistono. Come non sostituiscono le viste sulle tipologie di risorse omogenee, no? Quindi se io voglio fare navigazioni su tipologie di risorse posso continuare a farlo. Quello che mi chiedo, ma questo è perché appunto con la per natura io vado sempre avanti con il ragionamento, guardando questa navigazione, forse quello che va tenuto sotto controllo è da verificare la tenuta nel tempo di un'unica lente, quindi quei box che sono gli stessi, che sia per la navigazione generale che per la navigazione sulle singole basi dati, che la navigazione sulle singole biblioteche o sugli autori, ecco, avere quegli stessi box in questo momento è la forza del sistema, non c'è dubbio, perché io abituo l'utente a ragionare in un certo modo e a quel punto si apre una potenzialità di collegamenti. Da tenere sotto controllo nel tempo se tiene questa avere un'unica lente, oppure invece potrebbero esserci raffinare lenti diverse a seconda del livello in cui sto. Ma qui ci sono anche, sarà interessante fare degli studi con chi si occupa dei processi cognitivi. Sull'importanza e la centralità della qualità dei dati non mi soffermo, perché tutto questo non esiste con dati di scarsa qualità, quindi diciamo è quella continua a essere la base. Dobbiamo capire che tipi di processi mettere in atto per migliorare questi dati. Il crowdsourcing è sicuramente una potenzialità, dobbiamo capire però come farlo. E a che livello, chi sono i contributori, e quindi in questo senso le biblioteche a far crescere comunità diciamo sono specialisti, quindi sapranno far crescere delle comunità anche in questo senso. In conclusione, mi sembra che questo lavoro, che ormai non è più un progetto ma è una realtà, e che Alfabetica quindi apre la strada, e questo vuol dire che nessuno potrà più fare di meno,
cioè ha messo l'asticella, no? Quindi qualsiasi altra cosa non può fare meno di alfabetica. Quindi, okay? Quindi è aperta la strada per applicare questa per applicare una logica che sottende alfabetica per fare un'altra scala nella visione del patrimonio. E quindi noi possiamo salire e offrire questo stesso approccio per avere una visione del patrimonio che esca dal mondo delle biblioteche, per quanto abbiamo visto quanto profondo possa essere il patrimonio delle biblioteche, e quindi di collegare i contenuti delle biblioteche con quelle degli altri luoghi della cultura. In parte già si può fare, ovviamente già dentro alfabetica, perché si può accedere ad altre teche digitali o attraverso il Trapol IF, però non è tanto quel tipo di collegamento che dico, quanto proprio che il ministero, che questo apre la strada al ministero per poter fare un salto nel salire di scala nella vista sul patrimonio culturale. Un'ultimissima annotazione, permettetemi, me la sono proprio goduta la luce negli occhi dei diciamo giovani, anche se ormai non più tanto giovani, con la funzionari dell'ICU che hanno raccontato, diciamo, questo lavoro, la passione, quella luce negli occhi che io vedo in tutte le persone che incontro che lavorano sul patrimonio culturale, e questa energia, diciamo, è per noi che insomma ormai un po' di età, un po' di fatica ce l'abbiamo, è veramente un'iniezione di energia pazzesca per guardare al futuro. Quindi complimenti, grazie, e adesso non vedo l'ora di mangiarci dentro. Grazie Laura, grazie anche per questa sintesi che ha messo insieme veramente tante delle nostre idee, le ha esposte così bene, grazie anche per aver sottolineato la passione che tutti abbiamo messo, ma che le parole di Elisabetta, Egidio, Marco, hanno veramente veicolato molto molto bene. Certo, i nostri, io mi rendo conto di una cosa, dico solo questo e poi mi libero la mattinata che vi ho occupato militarmente, ma i nostri lavori sono lavori lunghi, lunghi e complicati, e quindi mal si prestano a diciamo a interventi brillanti, modello spot, con grande presa sull'opinione pubblica, sui giornali, su un passaggio di telegiornale, eccetera. Però quello che hai detto alla fine a noi ci consola moltissimo, cioè questo lavoro lungo, pesante, noioso, pieno di tante cose da tenere a mente, in realtà fornisce a tutti gli altri che si occupano come noi di patrimonio culturale un metodo, una base, un qualcosa da cui partire, no? Un modello replicabile, non nelle sue singole parti di dettaglio, ma un modello di visione replicabile. E questo, diciamo, no? Per noi è già una grande consolazione. Le biblioteche sono per loro natura intersettoriali, interdisciplinari, anzi multidisciplinari, e quindi i modelli generati all'interno del mondo delle biblioteche devono avere quel respiro, se no vuol dire che abbiamo perso, e non mi sembra il caso. E per cui niente, io ringrazio tantissimo Paola Passarelli di essere rimasta tutto questo tempo, cioè da tanto, dalla sua fin dall'origine accanto a questo progetto. Ringrazio tantissimo l'architetto Laura Moro, che se l'ho abbracciato in corso d'opera questo nostro progetto. Non posso che rimandarvi a una presentazione che spero vogliamo fare insieme, di tutt'altro livello naturalmente, e anche con altri interlocutori, che sarà necessariamente in autunno, cioè dopo aver digerito anche il lavoro dei focus group, però mi permetto di invitarvi fin da ora, perché ci tengo da morire, e comunque diciamo vi mando il link, qualunque consiglio per noi è veramente accolto a braccia aperte.
grazie a tutti i partecipanti, a quelli che non vedo ma so che ci sono da remoto. Ed ecco, ci diamo appuntamento a dopo l'estate. Grazie a tutti e un saluto. Grazie. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Grazie.